Dunque, nell'ultimo video abbiamo coperto la Russia, abbiamo visto la situazione militare, l'effetto delle sanzioni e che cosa potrebbe fare l'Unione Europea per migliorare la situazione. A questo punto possiamo chiederci, al contrario, come è messa l'Ucraina. Dal punto di vista militare lo vediamo un po' al volo, anche perché ne abbiamo parlato altre volte, ma soprattutto dal punto di vista strutturale, quindi quello anche economico, com'è la cosa? Com'è che fa reggersi ancora in piedi l'Ucraina? Soltanto grazie a noi occidentali? Quanto può reggere ancora? E soprattutto, per il futuro, com'è la situazione? Vediamo al volo la cosa. Sigla! Come detto, la situazione per gli ucraini non è entusiasmante. La scorsa settimana abbiamo parlato della caduta di Avdiivka, con diverse migliaia di ucraini chiusi nell'accerchiamento russo. Si tratta questo di un palese contraccolpo in seguito al fallimento sostanziale dell'offensiva ucraina dei mesi scorsi. Ma tra l'altro, perché hanno attaccato? Numerosi esperti militari, per dire anche lo stesso Mirko, lo stesso Parabellum, facevano notare che se c'era una cosa intelligente da fare era trincerarsi, barricarsi e lasciare che fossero gli altri, i russi, ad arrivare e appunto dissanguarsi, massacrarli per fargli strappare via qualche pezzo stronzo di terra. Era la cosa più ragionevole da fare. E con estrema probabilità questa è effettivamente la cosa più ragionevole da fare, ma è anche vera un'altra cosa, ossia che nella vita di un paese è importantissima la politica. Sia quella interna, dove appunto devi dimostrare al tuo popolo che non solo stai difendendo il paese, ma lo stai riprendendo, sia la politica estera. Devi spiegare al mondo occidentale che tutte queste spese servono non solo a resistere, ma insomma a proprio vincere contro i cattivi. Che poi, intendiamoci, i leader internazionali, gli esperti politici e militari della dirigenza occidentale sanno perfettamente, anche se gliela spieghi che è meglio un altro approccio, è meglio fare un'altra cosa, è meglio non lanciarsi subito all'assalto con la baionetta, però lettore comune occidentale questo non lo sa, non lo vuole sapere, se glielo spieghi se ne frega e il lettore medio vota. Tra poco ci sono le elezioni ovunque nel mondo, quindi le cose prendono sempre una direzione diversa. Di conseguenza, come facevano notare gli esperti, al momento la Russia detiene il vantaggio industriale, materiale e di forza lavoro. Hanno materiali da vendere e usare, come hanno migliaia di poveri disgraziati da mandare al massacro. E non c'è rivolta popolare che tenga. Poi certo, come abbiamo visto l'altra volta, la Russia sta surriscaldando artificialmente la propria economia proprio con l'economia di guerra, oltre che con dei meravigliosi giochi di triangolazione, ma si tratta solo di rimandare il collasso. Ciononostante, comunque, oggi questo gli dà il vantaggio sul campo. E vai di cazzotti agli ucraini. Ora, una cosa di cui gli ucraini hanno super bisogno, in realtà da sempre, è l'artiglieria. Sia appunto missili da lanciare in aria per tirare giù roba che arriva dai russi dal cielo, ma anche, per dire, artiglieria classica. E di questo tipo di roba, dall'inizio del 2024, ne arriva sempre di meno in Ucraina. Certo sì, qualcosa si muove. La settimana scorsa il Regno Unito ha stanziato quasi 250 milioni di sterline per l'acquisto di artiglieria, più altri 200 missili anticarro Brimstone. Altri stati, come Svezia e Norvegia, lanciano qualche milione, e noi in Italia ancora a fare ben poco. In ogni caso è tipico europeo. Troppo poco, troppo tardi e comunque ognuno fa come cazzo gli pare. Soltanto a febbraio, dopo mesi di battaglie e controbattaglie, passa al Senato americano un altro pacchetto da 60 miliardi, accorpato tra l'altro a Taiwan e Israele, per un totale di 95 miliardi. Considerando anche i sondaggi tra i repubblicani, gente che di base non ama la spesa pubblica, figurati per un paese che molti di loro non saprebbero neanche indicare sulla cartina geografica, beh, questo indica un serio problema nella dirigenza americana per aiutare gli ucraini. Per farla breve, nel 2023 gli ucraini, nonostante l'aiuto, erano ancora in svantaggio. Ciononostante avevano provato a fare delle offensive. I risultati sono stati scarsi, hanno consumato un sacco di risorse e adesso si beccano le controffensive. Le controffensive da parte di una nazione che ora, in questo momento, è in vantaggio. Quindi per il momento almeno l'Ucraina, è opinione di molti, deve tenere botta e per questo ha bisogno di una nuova strategia. Scrivono gli esperti su War on the Rocks. Per questo la strategia dovrebbe iniziare resistendo alle offensive e al vantaggio materiale russo e dovrebbe consistere per prima cosa con una difesa in profondità più fortificata per rendere più facile difendere un fronte da 1000 chilometri, permettendo la rotazione delle truppe, sganciare le unità migliori, ridurre l'uso delle munizioni. Secondo, l'Ucraina deve rivedere le sue politiche sulla mobilitazione e il reclutamento. Alcuni dei nuovi mobilitati sono in pessima forma o con problemi di salute. Idealmente l'Ucraina dovrebbe avere
battaglioni in prima linea, a riposo e in formazione, e come base della formazione il rapporto tra veterani e reclute. E poi ci sono mille problemi, manca il munizionamento, sì, ma mancano anche, per dire, i veicoli blindati per la truppa, manca l'equipaggiamento, le corazze, roba per sminare, mancano gli istruttori, come mancano i droni, mancano le radio, mancano, per dire, anche le figure come, diciamo, i sergenti, ossia quei soldati di truppa che servono appunto per guidare le unità all'interno del campo di battaglia, quelli che dicono andiamo nel fosso, usciamo dal fosso, mettiamoci dietro la casa, tiriamo una granata, arretriamo, avanziamo. Non è facile come cosa. Insomma, per farla breve, dal punto di vista militare sembra che non è che non ci sono le risorse per fare un'altra offensiva, perché ci vogliono molte risorse per fare delle offensive, ma sembra che manchi i materiali proprio per anche soltanto tenere questo gigantesco fronte. Quindi la giri come la giri, questo è il momento per gli ucraini di stare fermi, tenere botta. E a questo punto possiamo chiederci, va bene, d'accordo, ma allora come la tengono tutta quanta questa roba? La struttura economica ucraina com'è? Com'era prima e com'è adesso? Infatti vanno avanti soltanto grazie a noi? E cosa faranno in futuro? Va bene, però adesso una piccola pausa parlando del miglior strumento che possiate utilizzare online. Surfshark, il miglior VPN che c'è. No, andiamo, non fate quella faccia, sapete perfettamente che avete bisogno di Surfshark e VPN. E sapete perché? Perché altrimenti sareste in grave pericolo. E come mai? Perché Surfshark ci protegge da tutto lo schifo online, come il phishing, o il trattamento dei nostri dati personali, o anche virus e ransomware che si nascondono dietro ogni angolo, e questo lo fa attraverso la crittografia, quindi nascondendo la nostra navigazione, tipo Matrix. Ci protegge per esempio all'interno delle reti wifi pubbliche che, nel caso non lo sapeste, sono estremamente pericolose. Ma la cosa figa è che Surfshark non è soltanto difesa, ma anche vantaggi. Per esempio, volete accedere a un contenuto online che non è disponibile qua in Italia? Con Surfshark possiamo simulare che l'origine della nostra navigazione arrivi da un altro paese e il gioco è fatto. Per esempio, se volete accedere a uno sconto per un viaggio o un prodotto, un clic sul pulsante e il gioco è fatto. Oppure magari un evento sportivo in particolare su chissà quale sport in particolare che vi gira. Quindi, se volete un po' di sicurezza e non pochi vantaggi, Surfshark costa una miseria e in più c'è anche la mia super promozione. Infatti, facciamo così. Se usate questo QR code avrete la bellezza di 3 mesi gratis, vi basta inquadrare questo bel bastardo e avrete a disposizione un ottimo servizio a prezzi stracciati. Pertanto, mettete in sicurezza la vostra privacy con Surfshark. Quindi, se la cosa vi interessasse, il link come al solito è in descrizione. Surfshark, proteggi le tue cose. Allora, cerchiamo di capire la situazione prima della guerra. Forse vi sarà capitato di sentire che l'industria e l'economia ucraine erano tra le più sviluppate tra le repubbliche dell'ex Unione Sovietica. E questa cosa è molto vera, anche perché questo sviluppo arriva dalla Russia zarista. Per tanti motivi. Per cominciare, la regione era molto fertile e quindi anche popolosa, e quindi ricca di braccia da trasferire dalla povera agricoltura alla nascente industria. E tra l'altro, regione ricca di fiumi che potevano fornire acqua per ogni tipo di produzione. E poi la pietra filosofale dell'epoca nascente industria. La schiavitù! No, in realtà quella no, quella è molto più antica. Parlo del carbone. E carbone significa Donbass e nuove città minerarie e carbonifere come Donetsk. Oggi questi nomi sono sinonimo di guerra e atrocità dal 2014, ma all'epoca erano cuore dell'industria mineraria. La regione comincia a svilupparsi sul serio con i massicci programmi industriali di Stalin. La figura di propaganda del lavoratore Stakhanov, lo stakhanovista appunto, che non smette mai di lavorare per il bene del partito e del paese, arriva proprio da lì. Togli il partito comunista e mettici l'azienda, togli le miniere di carbone e mettici tirocinio da 50 ore a settimana non retribuito, togli per il bene del popolo e della nazione e mettici per importanti prospettive di crescita e per l'umiltà, ed ecco spiegato come mai in questo paese l'eversione è l'unica via possibile. All'epoca di Stalin, con operai, minatori e comunisti, questa zona dell'Ucraina, già russificata dallo zar, diventa il fulcro della parte russofona, appunto, dell'Ucraina. Contrapposta invece alla più spesso contadina, cattolica parte occidentale dell'Ucraina. Quindi questa divisione tra russofilia e russofobia arriva da molto lontano. E qua si vede il classico, eh? Ma l'Ucraina non è solo regione di minatori, ma del meglio che il collettivismo ha cercato di sviluppare, con i sogni o con il sangue. Qui si svilupperà l'industria siderurgica, vedi Mariupol, poi l'industria dei fertilizzanti e l'industria meccanica pesante, vedi Kharkov o Dnipro. Sempre a Dnipro l'industria aerospaziale e missilistica, poi l'industria atomica, vedi Chernobyl. Sì, non è un bel esempio, ma ehi, il cuore era al posto giusto.
Poi no, perché con tutte le mutazioni. A Mykolaiv invece la cantieristica navale o il famoso porto di Odessa, porto delle ricchezze agricole, quello tra l'altro fondato da italiani. È importante notare come tutto il progetto dell'Unione Sovietica era strutturato proprio sui programmi industriali massicci, i grandi volumi per fare economie di scala, occupare grandi masse di lavoratori per produrre quantità più che tecnologia avanzata. Ma già negli anni 70-80 questi complessi danno i loro problemi, anche perché sono molto vecchi, sono inefficienti, quando poi crolla il comunismo è la legnata finale, perché arriva il mercato internazionale e dei sistemi che vivono di sussidi che non ci sono più, che impattano un mondo che gioca sulla competitività ed è armato a fine denti. Questi sistemi crollano, falliscono, non sopravvivono. O meglio, sopravvivono i migliori. Il settore militare, principalmente carri armati, e altri settori della difesa conglomerati e l'aerospazio. Ad esempio il duo Yuzno e Yuzmash, attivo nei missili lanciatori spaziali, o la Motorsich, azienda di motori elicotteristici già finita sotto gli occhi dei cinesi con conseguenti preoccupazioni americane. Attenzione, stiamo parlando di aziende competitive sì, ma soltanto all'interno del mondo ex sovietico o dei paesi in via di sviluppo. Non hanno niente a che vedere col mondo occidentale. Industrie inefficienti, arretrate tecnologicamente, piegate da riciclaggio e corruzione. Un film già visto in Russia, soltanto peggio. La fine dell'Unione Sovietica aveva rotto le catene di fornitura inserendo dazi, tasse, frontiere laddove prima non c'erano confini, oltre che esporre il paese alla concorrenza mondiale. Il resto è storia. Ciò che davvero unisce gli ucraini, come ci siamo detti altre volte, non è il borscht, di cui tra l'altro si litigano la ricetta, ma il loro sistema di potere, che è costruito su un numero di oligarchi, uomini d'affari, criminali, ex dirigenti del partito o militari o funzionari pubblici, molto spesso tutte queste quattro cose insieme che o si mettono d'accordo per spartirsi il potere o litigano tra di loro per spartirsi il potere. E visto che il potere si gestisce meglio all'interno di un paese dove non esiste una borghesia con un certo potere economico e politico che possa contestare il potere, questa gente qui non aveva voglia di investire nelle aziende, nelle industrie, volevano invece costruire un tipo di economia molto stupida, ossia appunto l'esportazione di materie prime. E come ci siamo detti altre volte, appunto, russi e ucraini sono estremamente simili esattamente per questo motivo. Così, prima della guerra, l'Ucraina esportava tantissimo acciaio, carbone, grano e una quantità gigantesca di legname. La forza lavoro ha una storica competenza manifatturiera, ma ciononostante, per i dirigenti, soprattutto negli ultimi 10-20 anni, hanno cercato di investire il meno possibile da questo punto di vista, anche perché, di nuovo, non fa parte del loro gioco, no? Loro devono cercare di esportare più materie prime possibile, arricchirsi e poi ovviamente non investire in quel paese, ma riportare i soldi dove? Da noi occidentali, in Europa, dove si sta bene. E sono appunto gli oligarchi che in Ucraina gestiscono davvero il potere. Il gruppo Metinvest è già in dissensi con Zelensky, Poroshenko, leader mondiale del cioccolato, la Timoshenko, sì, la passionaria anti-Putin, o ancora gente come Firtash o Medvedchuk. Particolare il fatto che esistevano, ed esistono ancora oggi, importantissimi clan di oligarchi ucraini che lottavano per l'indipendenza ucraina. Il più famoso probabilmente è il clan di Dnipro, un clan, un centro di potere economico-politico con una forza addirittura superiore a quella di Kiev. E volevano l'indipendenza dell'Ucraina non perché gliene fregasse qualcosa del liberare il popolo ucraino, ma perché volevano avere il loro feudo a livello nazionale, la loro nazione. Io mi sono ispirato d'altro a questa cosa esattamente per il mio libro. Per dire, nel mio thriller, Barkov, questo enorme oligarca, il padre di Lucas, lui appunto non è che si è inventato il grande progetto della grande Ucraina, si è spartito la Bielorussia con i Baltici, cioè la Bielorussia non c'è più, perché voleva liberare il popolo ucraino. Poi certo, lui se la racconta così perché è pazzo, perché è un uomo di potere, è fuori di testa completamente. Vabbè, comunque il libro lo trovate in descrizione, c'è tutto quanto il link a Amazon, sarà Madonna. Per farla breve, prima della guerra, bene o male, il paese sì, reggeva, ma con uno scontro di potere ferocissimo che rimbalzava tra gli oligarchi filo occidentali indipendentisti e gli oligarchi filo moscoviti, e tutti ovviamente legati a mafie, investitori internazionali, accordi con altre potenze, criminalità organizzata, milizie private. Insomma, ognuno per sé, e l'Ucraina come nazione o come popolo sono soltanto delle scuse. Così poi, quando scoppia Maidan, alcuni oligarchi si schierano con i russi, altri invece con l'Occidente. Le mafie si accoderanno ai vincitori a seconda dello stato di occupazione. E il resto non è storia, è cronaca. Quindi nel 2019 le Camere di Commercio europee vedevano che l'Ucraina era un paese più sviluppato di altri, con una serie di vantaggi, appunto, materie prime da esportare, manodopera qualificata, basso costo del lavoro ovviamente, a fronte di un paese profondamente corrotto, oltre che delle norme fiscali non proprio entusiasmanti.
In ogni caso, al giorno d'oggi, l'Ucraina riesce solo ad esportare pochi prodotti in buone quantità. Il grano, che come ricorderete è un tema politico, e il legname. Ma dal punto di vista dei conti pubblici si tratta di un paese fallito e riesce a tenersi in piedi di fatto solo con l'aiuto occidentale. A questo punto, ovviamente, le aziende che si sviluppano, che crescono, sono quelle del settore militare, in particolare quelle per il munizionamento. Di nuovo, l'Ucraina ha un sacco bisogno di munizionamento, allora è lì che vanno i soldi, è lì che crescono le aziende. Infatti, prodotti come i missili anticarro per la fanteria Stugna-P o il missile antinave R-360 Neptune hanno fatto ai russi molto, molto male. Per questo, molte aziende occidentali o prendono ispirazione o lavorano con le conglomerate ucraine. Ed è particolare perché a questo punto gli ucraini non è che stanno soltanto difendendo il loro paese, ma stanno anche probabilmente definendo la guerra del futuro. Poi certo sì, qua stiamo parlando di un settore specifico, il resto del paese è ridotto in macerie. La guerra in Ucraina sta annientando l'economia del paese, con ingenti danni diretti e indiretti stimati dalla Banca Mondiale ad ottobre in almeno 350 miliardi di dollari. Il crollo del PIL si è accompagnato da un aumento del disavanzo e del debito pubblico, a forti turbolenze sul mercato dei cambi e ad un'inflazione che ha superato il 25%. In questo scenario drammatico, gli aiuti internazionali stanno giocando un ruolo fondamentale in termini di sostegno finanziario, oltre che militare. Ma il danno peggiore è quello demografico. Durante la guerra, il capitale umano dell'Ucraina ha subito una significativa riduzione come fattore di sviluppo economico. Alla fine del 2023, il numero di civili colpiti dalla guerra, morti e feriti, superava da solo le 29.000 persone, compresa la morte di oltre 10.000 civili. Oggi, 11 milioni e mezzo di ucraini, pari a poco meno di un terzo della popolazione prebellica, sono nella condizione di sfollati, sia che siano interni o parte dei quasi 6 milioni e mezzo di ucraini rifugiati all'estero. Quindi una situazione che è opposta a quella della Russia. Senza di noi l'Ucraina è sostanzialmente spacciata. Ora, l'Unione Europea ha dichiarato di aver sostenuto l'Ucraina con, dall'inizio della guerra, circa 90 miliardi di euro, di cui circa meno di un terzo riguardano gli aiuti militari. E se ci immaginiamo poi cosa ne sarà del dopo, sperando sempre appunto che la Russia non ce la mangi, dobbiamo sempre considerare che si tratta appunto di un paese che è molto diverso economicamente dalla Russia. Perché sì, non ha lo stesso numero di risorse della Russia, sia per intenderci, ma comunque non scherzano anche loro. Grano, acciaio, carbone e soprattutto però hanno una storica competenza manifatturiera, una forza lavoro operosa e istruita. Certo, sì, probabilmente l'Ucraina in futuro non diventerà quel famoso ponte che si voleva costruire tra Russia e Unione Europea, anche perché si era già provato a costruirla, soprattutto con rapporti economici, ed era venuto fuori che alla fine gli ucraini pagavano pegno e basta. Insomma, le prospettive per gli ucraini, anche se, mettiamola così, anche se non perdessero la guerra, non sono entusiasmanti. Di nuovo, sono dominati da una classe dirigente, un'elite profondamente super corrotta e che non vuole andarsene neanche con le cannonate, anzi, i cannoni li comprano loro. Dei conflitti interni mostruosamente irrisolvibili, come per esempio gli ultranazionalisti dell'Ovest contro gli indipendentisti dell'Est. Ah già, tutto un paese da ricostruire. Però è anche vera una cosa, ossia che gli ucraini oggi stanno lottando per evitare che il loro paese si trasformi in una escrescenza putrescente post-sovietica. Stanno lottando per avere un paese libero, un paese sviluppato, ricco magari, e sanno molto bene, conoscono molto bene il prezzo che adesso stanno pagando. Questa coscienza sarà con estrema probabilità parte del loro valore aggiunto. Forse sarà addirittura il loro valore aggiunto. E tra l'altro sono anche una popolazione giovane. Noi altri invece, noi italiani, siamo un'altra cosa e queste lezioni qui non ce le ricordiamo più così tanto. Per dire, la nostra classe dirigente, la nostra classe intellettuale è fatta di vecchi bolliti o da gente che era convinta una volta di essere degli hobbit, perché noi italiani siamo un po' quella roba lì. Non tutti in modo diverso, no, io sono diverso. Siamo un po' quella roba lì. Comunque è tutto un'incognita e come al solito non ci resta che stare qui, guardare e sperare di non crepare subito. Quindi squadra, grazie mille per avermi seguito. Tra l'altro è quasi l'anniversario dell'uscita di Verranno dalle pianure, il mio ultimo romanzo. È proprio uscito praticamente un anno fa. Dio come vola il tempo. Infatti non ci godiamo mai niente. E vi ricordo che appunto il romanzo è in descrizione, potete lasciare un commento tattico per aiutare il canale, lasciare qualche soldo o su Patreon o qua in Super Chat, oppure no, anche soltanto condividere. Insomma, se avete voglia di darci una mano siamo contenti, altrimenti rimarremo disperati e soli. State bene, mi raccomando. Sani, perché qua i tempi, eh? Insomma, però vabbè. Ci vediamo presto, peace out.